Beh, ragazzi, possiamo scendere, siamo a Pisa. La costruzione della torre fu iniziata nel 1173, interrotta a metà del terzo ripiano per il sopravvenuto affondamento del terreno e sospesa per circa un secolo. Fu terminata nella seconda metà del secolo XIV. La deviazione dalla verticale è di 4,26 m e, nonostante le iniezioni di cemento, ogni anno l'inclinazione del campanile aumenta di 7 decimi di millimetro. Giorgio mi aiuta a preparare la tesi. Sai com'è, lui è una specie di cervello elettronico. La mia è un'amicizia interessata. Già, ho fatto coppia fissa? No, no. Mi è molto caro, ma non c'è niente, davvero. I cimeli cartacei della storia della fisica sono quasi tutti qua. Questa l'avrete già vista, immagino. È la classica foto dei ragazzi di via Panisperna. C'è quasi tutto il gruppetto che fece le esperienze fondamentali nel 33-35. Certo, allora la fisica era meno di moda. Questo con la cravatta è Enrico Fermi. Questo è Franco Rasetti, tornato a Roma dagli Stati Uniti un paio di anni fa. Questo è il professor Amaldi, docente di fisica sperimentale a Roma. Questo è Emilio Segré, premio Nobel del 59. Questo è Bruno Pontecorvo, sì, adesso è in Russia. E poi naturalmente manca Ettore Majorana. Lui non avrebbe mai posato per un gruppo fotografico. Era, come dire, un misantropo. Ah, eccolo qui. Questa è una delle sue rarissime fotografie. Scomparve misteriosamente nel 1938. Aveva un'intelligenza addirittura portentosa, si potrebbe senz'altro definirlo un mostro della natura, un uomo capace che so, di calcolare in un minuto quante foglie ha un albero e quanti capelli ha in testa una persona. Scomparve misteriosamente da un giorno all'altro, in circostanze strane, forse sospette, e non fu mai ritrovato, nonostante le accurate ricerche che avevano mobilitato la polizia di Mussolini. Ispettore! Ispettore, devo affidarvi un incarico della massima importanza. Avete mai sentito parlare del professor Ettore Majorana? No, signore. È molto giovane, ha 32 anni. Ma negli ambienti scientifici viene considerato una celebrità, quasi un genio. Addirittura viene paragonato, che so, a Leonardo da Vinci, a Galileo Galilei. E qual è il mio compito? Majorana è scomparso. Non se ne sa più niente. Volatilizzato, fuggito, rapito, ammazzato, non si sa. Da 4 mesi insegnava all'Università di Napoli. Il vostro compito è di indagare, cercare delle tracce, interrogare gli amici e i conoscenti. Inizierò subito l'indagine, eccellenza. È una missione molto delicata. Per questo abbiamo pensato a voi. Intanto la notizia non si deve diffondere. Riservatezza assoluta. E fatevi vedere spesso. Riferite sempre direttamente a me. Avvicinatevi, ispettore. Guardate questa. Riconosci? È quella del Duce. Dovete trovarlo assolutamente. Avete capito? Ecco, vedete, questi sono alcuni appunti di Majorana. La famiglia li ha donati alla Domus nel 65. Anche intorno a questi esiste una specie di leggenda. Sembra addirittura che, dopo l'ultimo conflitto, alcuni agenti dell'Unione Sovietica tentassero di impossessarsene. Comunque Majorana era solito annotare appunti delle sue teorie scientifiche sui pacchetti di sigarette Macedonia di cui era accanito fumatore. Questo lo faceva andando in tram all'Istituto di Fisica dove lavorava con Fermi e gli altri.
Un giorno mostrò un pacchetto a Fermi che rimase particolarmente colpito. È una teoria rivoluzionaria. Devi pubblicare questi dati, subito. Non ne vale la pena. È roba da bambini. Un anno più tardi, Werner Heisenberg pubblicava la sua teoria sulla costituzione del nucleo atomico, mettendo a soqquadro il mondo scientifico e guadagnandosi il premio Nobel. Era la stessa teoria di Majorana. Professore, mi scusi. Mi dica. La storia di Ettore Majorana mi ha incuriosita, non la conoscevo. Che tipo era? Beh, questo Majorana era, se chiede la mia personale opinione, un uomo che più di 30 anni fa aveva avvertito i rischi della scienza, i suoi attriti con la società, ed era rimasto sconvolto da questa rivelazione. Non mi vorrà dire che magari aveva già previsto gli arsenali atomici, la bomba all'idrogeno e tutto il resto. Ah, può darsi. Comunque è soltanto una mia ipotesi privata. All'età di 31 anni fu nominato professore di fisica teorica all'Università di Napoli. 4 mesi più tardi scompariva per sempre. Un suicidio, un rapimento, una fuga. Mai saputo con precisione. Comunque la prova della sua morte non è mai stata trovata. Il caso è insoluto. Bisognerebbe che noi studenti di fisica, prima di impegnarci nella ricerca, ci chiedessimo perché ricercare. Qual è il ruolo del ricercatore, dello scienziato, nel tipo di società in cui ci troviamo, le sue responsabilità. Per me sono problemi astratti. Te ne renderai conto quando sarai laureata. Se fossi stata anche tu in America come me, capiresti che i problemi reali sono altri. Rendere possibile il lavoro dello scienziato, dargli fiducia, mezzi, strumenti. Un ambiente, cioè, in cui poter rendere. Non vorrei averla influenzata con le mie parole, signorina, visto che ho dedicato una certa attenzione alle prime esperienze di Enrico Fermi e dei suoi collaboratori. No, no, assolutamente, professore. Ma vede, ho sempre pensato che non basta imparare a fare un mestiere, il fisico, il chimico, il biologo. Bisogna cominciare col chiedersi cosa significa oggi questo mestiere. Dove va la scienza, insomma? Appunto. Credo che una tesi su Majorana mi aiuterebbe a rispondere alla domanda. Capisco. Forse ha ragione, ma non vedo quale professore potrebbe accettare il suo ragionamento. Mi sono data parecchio da fare in questi giorni. Sono riuscita a rintracciare l'ispettore di polizia che nel 1938 si occupò della scomparsa di Majorana. È ancora vivo. Abita qui a Roma, in un vecchio palazzo del quartiere Prati. Pensi che Mussolini in persona, all'eccellenza Bocchini, allora capo della polizia, gli aveva detto queste precise parole: voglio che Ettore Majorana si trovi a ogni costo. Sì. E Bocchini che fece? Mi convocò all'istante e mi ordinò di scovarlo. Inizierò subito l'indagine, eccellenza. Ora è vostro compito cercare qualche traccia. Interrogare gli amici e i conoscenti. L'eccellenza Enrico Fermi ha scritto personalmente al Duce, a nome della famiglia Majorana,
scongiurandolo di mobilitare tutte le nostre forze per il ritrovamento. Avete capito di che persona importante si tratta? Un momento. Statemi a sentire. Dovete agire con molta discrezione. Non dobbiamo fare chiasso. Non deve nascere nessuno scandalo. Voi li conoscete, questi cervelloni. Avete fatto l'università. Magari fra 3, 4 o 5 giorni il professore Majorana si fa viva da Capri, dove sta spassandosela, e noi ci facciamo una figura da fessi. Avete capito? Partite per Napoli. Subito. Buon lavoro. Napoli. In via De Pretis c'è un albergo, l'albergo Bologna. E Majorana vi aveva affittato una camera. E proprio da questo albergo incominciai le mie ricerche. Trasite pure. Ecco, questa è la sua camera. Sono 4 mesi che un professore abita qua. Non ho rassettato, è tutto come l'ha lasciato lui, o professore. Non ha portato via niente. Né vestiti. Né biancherie. Avete visto quanto scrivo, professore? Assai, pure sulle sigarette. Scrive sempre. Tiene tanti libri, tanti fogli. Non gli abbassa mai la carta. Senta, riceve molte visite il professor Majorana? No, nessuna. Sta sempre solo, poveretto. Studia sempre, tutta notte. Anzi, mi ricordo che... Dite. Mi ricordo che sarà stato 20 giorni fa. Rimase chiuso nella sua stanza tutta la giornata. Eppure il giorno appresso. Allora, insomma, mi preoccupai e ho bussato. Avevo paura che si sentisse male. Professore, avete bisogno di niente, state bene. Volete che vi rassetto la camera, ho letto. Scusate, professore, ma stavamo preoccupati. E sapete, sono 2 giorni che... Cosa volevate che mi fosse successo? Al massimo potevo essere morto. Che cose! Un giovanotto come voi... Ecco cosa potete fare. Respingete queste lettere. Andate a imbucarle. Respinta per decesso del destinatario. Gli è successo qualche cosa, professore? Dunque, Majorana insegna nella vostra facoltà e voi siete forse l'ultima persona che l'ha vista. Direttore, esponetemi tutto da principio, per favore. Guardi, le ho portato anche i documenti. Il 26 marzo ho ricevuto un telegramma lampo da Palermo da parte di Majorana. Che cosa era andato a fare a Palermo? Quando c'era andato? Io non lo so. Nel telegramma dice: annullo quanto scritto nella lettera. Crisi superata. Quale lettera? Appunto, quale lettera? Io non avevo ricevuto nessuna lettera. Puoi immaginare con quanta ansia abbia aspettato la posta. Infatti, con la posta arriva una lettera di Majorana, scrittami da Palermo, evidentemente qualche ora prima del telegramma. È una lettera che fa paura. Mi dice che vuole lasciare la cattedra, che è stanco di tutto. Anche della vita. Fa paura, le dico. Guardi, legga qui.
Non sono una ragazza ipseniana. Comprendimi, il problema è molto più grave. Ma non avete notato qualcosa di strano, di anormale in lui prima d'allora? No. Che vuole che le dica? Forse era stanco, depresso. Era arrivato 4 mesi fa da Roma per occupare la cattedra di fisica teorica, nominato da ministro della pubblica istruzione, senza concorso, per chiara fama, lo sa. Ma è veramente così in gamba, Majorana? Vede, oggi in Europa c'è un nuovo campo che sta appassionando molti studiosi. Fisica atomica. Non so se ne ha mai sentito parlare. Non ne ha mai sentito parlare? Ebbene, ognuna delle 20 o 30 persone che si occupano di queste ricerche in Europa pensa che Majorana sia in grado di ottenere dei risultati stupefacenti. Ma infatti ci risulta che Majorana è in corrispondenza con numerosi scienziati tedeschi e danesi. Sì, lo sappiamo. Non solo, ma anche dal Giappone e dall'America gli scrivono chiedendo di poter leggere i suoi lavori. Pensi che l'ambasciata sovietica a Roma lo aveva invitato addirittura a trasferirsi in Russia per dirigere l'Istituto Superiore di Fisica. Ah, un altro invito gli era arrivato dalla Fondazione Carnegie. Gli offrivano stipendi favolosi. Non rispondeva neanche alle offerte. Scusate, professore. Dica. Ma a cosa serve questa fisica atomica? A che cosa serve studiare le stelle? A saperne di più, non le pare? A saperne di più. Già in quegli anni in Europa ci sarà stata una 30 di persone a occuparsi di fisica atomica. Va a immaginare tutto quello che sarebbe successo dopo. Ma allora non si era fatto ancora il passo fondamentale, trovare il modo di spaccare l'atomo e liberarne appunto l'energia. Ci sarebbe riuscito poi Fermi nel 34. Ho letto una statistica. Se si facesse esplodere tutti i giorni una bomba, equivalente a tutti gli esplosivi impiegati durante i 6 anni dell'ultima guerra mondiale, per esaurire le riserve degli arsenali atomici esistenti oggi nel mondo ci vorrebbero 140 anni. Ma non se ne parla quasi mai. Però le bombe atomiche continuano a stare lì, o a volarci sulla testa, o ad essere infilate in formato ridotto nella testata di un missile. L'ispettore continuò le sue ricerche sulle scomparse di Majorana all'Università di Napoli. L'ultima volta che ho visto Majorana è stato 2 giorni prima della sua scomparsa. Mi era capitato di passare là fuori. La porta era semiaperta e Majorana stava facendo lezione. Non sono certo il tipo che sta a spiare dietro le porte, ma ho un momento di legittima curiosità. Volevo vedere che tipo di lezioni poteva tenere Majorana. Ebbene, vuole saperlo? Alla lavagna c'era un genio, ma nessuno dei 3 studenti gli prestava la minima attenzione. Uno stava giocherellando, un altro leggeva il giornale. Certo, è grave. È molto grave. Speravo che l'insegnamento potesse costituire un motivo di interesse per me. Speravo di trovare uno scopo, ma purtroppo mi sono sbagliato. Evidentemente non sono tagliato per fare il professore. Gli studenti, dopo i primi tempi, hanno cominciato a disertare le mie lezioni. Dicono di non essere in grado di seguirle, che esprimo concetti complicati e astrusi. La verità è che oggi i giovani sono distratti da troppe cose. E soprattutto dal clima di pressappochismo che regna sovrano. Ma perché dovrebbero perdere i migliori anni della loro giovinezza per conseguire una laurea?
quando è così facile far carriera guadagnandosi qualche medaglia in Africa o in Spagna. No, no, non è solo questo. Sono io che non riesco a comunicare. Come professore valgo poco. Come scienziato non credo a quello che faccio. Come uomo sono uno zero. Fu l'ultima volta che vidi Majorana. Come professore valgo poco. Come scienziato non credo a quello che faccio. Come uomo sono uno zero. Siamo tutti su una strada sbagliata. Ci stanno tutti, professor Gambardella, state tranquillo. Buona giornata. Ettore Majorana. Ah, siete voi il professor Majorana. Finalmente. Ci sono 4 stipendi da ritirare. Non vi eravate mai fatto vedere in cassa, eh? Guardate, tengo pure la ricevuta pronta. Una firmetta e siamo a posto.
oggi, lo scienziato corre il rischio di trasformarsi in un pericoloso irresponsabile. Mentre negli anni 30 il fisico svolgeva il suo lavoro di ricerca con pochi mezzi, oggi l'impegno di capitali, l'interessamento dell'industria, della politica, sono tali che il fisico si è trasformato appunto in un tecnico specializzato. Non può decidere gli scopi, i mezzi del suo lavoro e le conseguenze sono gravissime. Ecco, la mia tesi su Majorana deve tener presenti questi problemi. È lui che riusciva a vedere lontano in tante cose. Perché non avrebbe potuto vedere più lontano anche in questo? Non ti seguo. In quei giorni Fermi e i suoi amici, senza esserne consapevoli, stavano compiendo delle esperienze fondamentali per la fisica atomica. E l'avvenire dell'Europa non era certo roseo. Hitler, Mussolini, il pericolo di una guerra. Se Majorana avesse intravisto le minacce del futuro, se avesse intuito l'inizio di un'era atomica, i suoi pericoli, il dramma dello scienziato moderno, e avesse preferito scomparire. Benvenuto a Palermo. Dove la porto? All'università. A Palermo. E cosa può essere andato a fare Majorana a Palermo? Forse a incontrare un suo caro amico che insegna in quell'università, un compagno di studi di Roma. Anche lui è allievo dell'eccellenza Enrico Fermi, il professore Emilio Segre. Sì, effettivamente Majorana mi ha cercato la mattina del 25 a casa e all'università, ma ero fuori con la famiglia. E che spiegazione potete dare della scomparsa di Majorana? Non so, mi sembra molto strana, ecco tutto. Pensate che si sia tolto la vita? No, e perché l'avrebbe fatto? Avete idea di che cosa potesse volere da voi? Probabilmente parlarmi. Come le dicevo, siamo rimasti molto amici. Da quanto tempo non lo vedevate? Da circa un anno, praticamente da quando... Ma scusi, professore. Mi sono trasferito a Palermo. Comunque ci scrivevamo spesso. Noi del gruppo di Fermi siamo rimasti molto uniti, anzi, direi che gli unici amici di Ettore siamo noi quattro o cinque, Amaldi, Rasetti, Pontecorvo, io... Sa, abbiamo vissuto insieme alcuni anni, anni molto importanti per noi, pieni di studi, ricerche, viaggi. Ha viaggiato molto il professor Majorana. Beh, vede, cinque anni fa, nel 1933, Fermi ci mandò tutti in giro per il mondo ad osservare nuovi metodi di lavoro nel campo della fisica atomica. Io, per esempio, andai ad Amburgo. Majorana è stato in Danimarca, in Germania, a Lipsia, e si è trattenuto fuori d'Italia circa un anno. Anzi, al suo ritorno a Roma, Amaldi, Rasetti ed io eravamo già tutti rientrati nel nostro istituto, a via Panisperna, per iniziare una serie di esperimenti molto importanti. Ettore, finalmente. Bentornato. Grazie. Ciao, Ettore. Come va? Bene, grazie, insomma. Ma dove va? Cose grandi, Ettore. Ma cosa state facendo? Sai che i coniugi Curie hanno scoperto la radioattività artificiale? Appena Enrico ha letto il loro rapporto, si è buttato anima e corpo alle prove di laboratorio. Però stiamo usando i neutroni per produrre la radioattività artificiale, anziché le particelle alfa che sono state usate dai Curie. Vieni, ti faccio vedere. Ti hanno spiegato cosa stiamo facendo? Sì. Abbiamo cominciato con ordine, dall'elemento più leggero, l'idrogeno, seguendo il sistema periodico degli elementi. Poi abbiamo provato il litio, il berillio, il boro, il carbonio e così via. Siamo arrivati al fluoro. E i risultati? Niente. Gli elementi non diventano radioattivi, ma non ci arrendiamo. Enrico, guarda! Guarda le lancette! Ci siamo!
Il fluoro è diventato radioattivo. Incredibile, pazzesco. Una cosa da vedere. Voglio guardate, guardate. Gliel'abbiamo fatta. Soddisfattissimi, continuammo con gli altri elementi. E sempre con successo. Ma quando ripetemmo l'esperimento con l'ultimo elemento esistente in natura, il 92esimo del sistema, l'uranio, rimanemmo sconcertati. Anche l'uranio diventava radioattivo, cioè emetteva particelle trasformandosi in un nuovo elemento. Ma quale, se non esistono più dopo il numero 92? Così abbiamo cominciato a pensare che forse avevamo scoperto un nuovo elemento, il numero 93. Ah, sì, adesso ricordo perfettamente. I giornali ne hanno parlato come di una vittoria fascista nel campo della scienza. Devo averlo letto, sì. Sentite, professore, pensate che qualcuno, non so, una potenza straniera, possa avere interesse a impossessarsi dei vostri segreti scientifici? Che ci possa essere, ovviamente, una relazione con la scomparsa di Majorana? No, mi scusi, sono sciocchezza. Intanto, non vedo quale valore immediato possano avere le nostre esperienze di qualche anno fa. E poi lei ha usato una parola che noi fisici non usiamo mai: segreto. Non ci sono segreti nella scienza. C'è soltanto chi arriva per primo a una determinata scoperta e allora la comunica agli altri. Per esempio, alcuni mesi dopo l'esperimento che le ho narrato, noi del gruppo di Fermi facemmo per caso un'altra sconcertante scoperta. Pazzesco! Incredibile! Roba da magia nera. La radioattività aumenta. Metto il cilindro d'argento da una parte del tavolo e mi dà una cifra. Lo sposto dall'altra parte e me ne dà un'altra. Come può essere? Ho provato addirittura a collocare diverse sostanze tra la sorgente di neutroni e l'argento da irradiare. Qualche volta la radioattività aumenta, qualche volta cala. A capriccio, io non capisco. Credo di aver capito tutto. Forse l'idrogeno contenuto in questo blocco di paraffina ha la proprietà di rallentare i neutroni, quindi di farne dei proiettili che riescono a colpire più efficacemente l'argento facendolo diventare radioattivo. Ma allora più idrogeno abbiamo, più aumenterà la radioattività. Appunto. Idrogeno? Acqua. Proviamo ad immergere la sorgente ed il cilindro d'argento nell'acqua e vediamo cosa succede. Una vasca. Ci vorrebbe una vasca. La fontana dei pesci rossi in giardino. Andiamo, andiamo alla fontana. Sì. Forza, sveglia. Esperimenti. Ma proprio nella mia fontana. Mi spaventate di pesci. Ma quelli mi se morano. Ma tu guarda un po' che sta da vedere. Ce l'ho lasciato qua dentro. Lo lasci dov'è? Perché? Ma può far male i pescetti. Lei si preoccupa dei pesci, cavaliere. È giusto. Ma ci vorrebbe qualcuno che si preoccupasse anche degli uomini. Ettore! Ettore, vieni a vedere! La radioattività è aumentata di 1000 volte! I contatori sembrano impazziti! Ettore! Volevo congratularmi con lei, innanzitutto perché mi sembra che abbia fatto un ottimo lavoro. Anzi, il professore ha incaricato a me di seguirla. La ringrazio. Però l'avverto, forse vi ha preso un po' troppo alla lettera. Mi sembra un po' eccessiva nel forzare le linee della storia. La vasca dei pesci rossi, ad esempio. Vede, noi oggi sappiamo che, in effetti, il gruppo di Fermi aveva trovato il modo di realizzare la scissione nucleare dell'uranio. Come dire che avevano trovato la chiave per la conquista dell'energia atomica. Una vasca storica, insomma. Già, ma non se ne resero conto. Ecco il punto. Non se ne resero conto. Credettero di aver scoperto un nuovo elemento in natura, l'elemento 93, e un nuovo modo di produrre radioattività.
E invece era molto di più. Ecco, io sono convinta che Majorana, da quell'enorme teorico che era, vide più lontano degli altri. Capì che dietro l'esperimento della vasca c'era l'inizio di una nuova era. È qui che si sbaglia. Perché allora non l'avrebbe rivelato? Che ne sappiamo. Certo era consapevole del clima politico in cui viveva. Se intuì l'importanza di quegli esperimenti, certo intuì anche le possibilità di applicazione dell'energia atomica. Forse temette di regalare la chiave di quell'energia proprio a Hitler e Mussolini. Un'ora solenne sta per scoccare l'istoria della patria. Ora scoppia! Abbiamo pazientato 40 anni! Ora basta! Trasmesso alcuni brani del discorso pronunciato quest'oggi dal Duce dal balcone di Palazzo Venezia. Ed ora qualche ritornello di musica leggera. Nell'amor si fa sempre così, dammi un bacio e ti dico di sì. Dell'allontanare d'amore, dirti tante cose, tante dolci cose ancora. Qual è la parte giusta? In questo momento mi sembra di saperlo, ma domani? L'unica cosa è tacere e sperare nel senso di responsabilità degli uomini di scienza. Ma certo, vivere con questa angoscia è intollerabile. Ci sono delle volte che vorrei sparire, allontanarmi da tutto. Ettore, ma che fine hai fatto? Sono settimane che non ti si vede. Ho lavorato molto. Dovevo chiarirmi alcuni problemi. Volevo essere sicuro di non sbagliarmi prima di parlare. A proposito di che? A proposito dell'elemento 93. Anche tu non credi alla nostra spiegazione, vero? Ebbene, meno io. Ma per ora non sono riuscito a trovarne un'altra. E tu? È un discorso troppo lungo. Ciao, Ettore. Vorrei parlartene da solo. Ciao. Vieni. Fu così che Ettore Majorana maturò la sua crisi, quando si rese conto di aver intuito ciò che si nascondeva dietro gli esperimenti di Enrico Fermi e dei suoi amici. In Germania stanno succedendo delle cose orribili. Il nazismo
nazismo si sta diffondendo come un cancro, distruggendo le cellule della cultura tedesca. Ho assistito a scene che non si erano più viste dal Medioevo. Fiaccolate di migliaia di camicie brune hanno marciato nelle strade di Lipsia e si sono radunate di fronte all'università. Le torce accese furono gettate su una montagna di libri raccolti in mezzo alla piazza. E mentre le fiamme li avvolgevano, altri libri venivano lanciati sul fuoco. Il dottor Goebbels, ministro della propaganda, ha gridato: queste fiamme non solo illuminano la fine della vecchia era, ma gettano la loro luce su quella nuova. In quel rogo sono stati bruciati i libri di Heinrich Thomas Mann, di Arnold Stefan Zweig, Erich Maria Remarque, Walter Rathenau, Albert Einstein. Persino nelle università si è creato un clima di intolleranza politica che colma di angoscia. Einstein viene fischiato e insultato dalle camicie brune. Si organizzano dimostrazioni contro docenti non graditi. Ho visto centinaia di ebrei bollati con la stella gialla. Sulle vetrine dei caffè, dei negozi, c'è scritto «Proibito l'ingresso agli ebrei». E pensare che ero partito per la Germania pieno di entusiasmo, di ammirazione. E noi? Noi che facciamo? Assistiamo a questa esplosione di follia senza reagire. Anzi, vedrete, anche in Italia l'antisemitismo comincerà a prender piede. Da noi il problema ebraico non esiste. L'ha detto lo stesso Mussolini nei suoi colloqui con Ludwig. In Italia l'antisemitismo non è neppure concepibile. Parole. Nient'altro che parole. Le dittature hanno un destino al quale non possono sfuggire. L'ispettore riuscì a ricostruire minuto per minuto la giornata trascorsa a Palermo da Ettore Majorana e fece la sua relazione a Sua Eccellenza Bocchini. Il professor Ettore Majorana è arrivato a Palermo alle ore 11 del mattino del 25 marzo scorso. Ha preso alloggio all'Albergo Sole, dicendo che si sarebbe trattenuto circa una settimana. Poi è uscito per recarsi dal professor Segre, che però era assente da Palermo. È tornato in albergo, dove è rimasto chiuso sino a pomeriggio inoltrato. Poi ha chiesto il conto, ha disdetto la camera e alle 7 di sera ha fatto di nuovo ritorno al porto, dove è stato visto imbarcarsi sulla nave per Napoli. A Napoli? È tornato a Napoli? Sì, signore. Professore! Professore! Professor Majorana! Hai visto il professore? Ma quale professore? Quel signore che stava qui un momento fa. No. Pure che mi sembrava lui. Che strano. Guarda un po'. L'amicizia italo-tedesca. O Führer a Napoli. Il programma dei festeggiamenti.
Grandi manovre aeree e navali alla presenza del duce di Hitler. Mussolini e Hitler a Napoli. Voi mi garantite che il professor Majorana sia imbarcato di nuovo per Napoli la sera del 25? È fuori discussione, risulta dalla lista dei passeggeri. Ecco, vedi. Ettore Majorana è salito a bordo e ha occupato la coccetta numero 24. Ma siete sicuro che sia sbarcato a Napoli la mattina dopo? Il biglietto Palermo-Napoli intestato al professor Ettore Majorana è fra quelli consegnati allo sbarco la mattina del 26. Così risulta. E non potrebbe essere stata un'altra persona a consegnare il biglietto? Beh, potrebbe darsi. Comunque attenda. Mariuccio! Agli ordini. Racconta all'ispettore di quando hai sentito chiamare il professor Majorana. Sì, stavo in goppo ponte passeggiate. Qualcuno, un passeggero, si è messo a chiamare professor Majorana. Ma che tipo era questo passeggero? Era nom Kurt e senza capire, con un bella pare baffa. Sì, certo, come no. È il professor Majorana, un simpaticone. L'ho conosciuto in Germania diversi anni fa, in una trattoria italiana. Sa, io facevo l'ambulante allora, ma adesso, modestamente... Beh, lo vedo. Complimenti, avete un bel negozio. E alla mano è il professore. E... Sì, me l'hanno detto, sì. E pensare che un cervellone, quello sa più cose lui... Ma siete sicuro di aver visto proprio Majorana? Come no, il professore. E la nave stava per entrare in porto. Anzi, l'ho chiamato, ma non mi ha sentito. C'era un vento... Lo sapevate che Majorana è scomparso? No, non mi dica. Un professore! Probabilmente voi siete l'ultima persona che l'ha visto. Madonna mia, che cose! Ispettore, venga qua. Quello l'hanno rapito, qui, a Napoli. Appena sceso dalla nave, come ha messo piede a terra, se lo so preso. Rapito? E da chi? Da qualcuno che ha interesse a danneggiare l'Italia fascista. Che crede? Tutto il mondo è invidioso di noi. L'Inghilterra, l'America, la Russia. Ci hanno paura tutti, perché siamo i più forti. Majorana sapeva un sacco di segreti. Robe grosse, robe misteriose. Quello chissà cos'era capace di costruire. E l'hanno rapito. Ha capito, ispettore? Ma tanto non ci fanno paura. Li ha visti quanto sono belli, il Duce e Hitler. Quelli non hanno paura di nessuno, se ne fregano. Non ci abbiamo paura di nessuno. Glielo facciamo vedere noi, all'Inghilterra, alla Francia, a tutto il mondo. Ispettore. Credeva più nella scienza, aveva paura. Ma cosa vuol dire? Non riesco a capirlo. Un architetto può accorgersi di aver sbagliato i calcoli nel costruire una casa, ma allora farà qualcosa per impedire che crolli, che possa uccidere qualcuno. Ma quando si tratta di lavoro scientifico... Vorrei farvi una domanda, forse un po' ingenua. Non pensate che Majorana potesse intravedere, non so, qualche oscuro pericolo? Potesse temere che i vostri esperimenti penetrassero qualche segreto della natura? Fossero in grado di scatenare una forza misteriosa capace di distruggere? No. Intanto non c'è nessun mistero in ciò che abbiamo fatto. Vi risulta che Majorana abbia avuto una discussione con Fermi sui vostri esperimenti? Sì, a proposito della spiegazione da dare ai risultati dei nostri esperimenti. Vede, quando comparve la notizia che Fermi era riuscito a produrre un nuovo elemento, il 93, c'è stata una donna in Germania, una certa
Ida Noddack, che ha pubblicato una strana teoria, secondo la quale noi non avremmo prodotto un nuovo elemento, ma addirittura spaccato l'atomo dell'uranio, liberandone l'energia. Non è una spiegazione convincente, l'atomo è indivisibile. I massimi scienziati del mondo l'hanno smentita. Ma Ettore ci ha pensato a lungo. E credo che di questo abbiano parlato con Fermi. E non potrebbe essere questa la vera ragione della scomparsa di Majorana? Non potrebbe aver avuto paura di ciò che sta dietro la vostra scoperta? No, le ripeto. Intanto la spiegazione della signora Noddack, che forse Ettore condivide, è un'assurdità, un'utopia semifantastica. Ma ammettiamo anche che in un futuro molto lontano si riesca a individuare una nuova sconvolgente forma di energia. Perché concepirla subito in termini apocalittici? Eppure Majorana aveva paura. Paura della scienza, lui uno scienziato. Era depresso, malato. Si era isolato troppo. Non frequentando più nessuno aveva, come dire, perduto il senso della realtà. Non voleva più uscire di casa. I suoi erano piuttosto preoccupati. Ricordo che un giorno, dopo qualche mese che era scomparso dall'istituto, andò a trovarlo a casa Edoardo Amaldi. Bussò più volte alla porta della sua camera senza udire risposta. Poi alla fine si decise ad entrare. Lasciatemi in pace, per favore. Per favore, lasciatemi in pace! Ettore, sono io. Ah. Edoardo. Scusami. Accomodati pure. Ti hanno telefonato i miei, vero? Immagino che ti avranno detto tutto. Sono 6 settimane che non esco di casa. Non apro la posta. Non mi lavo le orecchie. Proprio come un bambino cattivo. Non devi prendertela con i tuoi. Loro ti vogliono bene. Non cerco la compassione di nessuno io. Chiedo solo di essere lasciato in pace. C'è un sacco da fare all'istituto. Quando pensi di farti vivo? Non lo so. Senti, intanto comincerei col mandarti un barbiere. Un barbiere? Ma non fargli fare un volo dalla finestra, però. Quali sono le ultime notizie? Siamo riusciti a conquistarla, poi, questa Etiopia. Ce l'ha il suo impero il signor Mussolini? Come no? Grandi vittorie. E in Germania? Un altro impero? Già. Un impero, 2 imperi, tanti imperi. Bravi, bravi, bravi. E all'istituto? Che c'è di nuovo? Lavoriamo. Ah, sai, Corbino ci ha consigliato di brevettare il nostro metodo per la produzione di sostanze radioattive artificiali con neutroni lenti. Un brevetto. Bravi, bravi anche voi. Fermi non è d'accordo, ma Corbino pensa che la nostra scoperta potrebbe avere in futuro straordinarie possibilità di applicazioni industriali. Applicazioni industriali. Lasciami in pace. Vattene! Ettore! Vattene! Vattene! Lasciatevi tutti in pace! Illusi. Ma non capite che siete a un passo? Un passo, ancora un passo, e avrete in mano la chiave dell'energia dell'atomo. E allora? Che ci farete poi? Voi, l'Italia, Mussolini, l'amico Hitler, tutti.
20 secoli di scienza. 20 secoli. Non capite? Vogliono tutto loro, avranno tutto loro, oggi, sempre. Le forze del male, il potere. Ma voi siate bravi, diligenti, poveri piccoli strumenti. Bisogna fare qualche cosa per lui. Non può continuare a vivere così. Bisogna farlo uscire da questo isolamento. Costringerlo ad accettare la realtà. Ci sarebbe una soluzione. Quale? Io vado a Palermo. Se anche lui ottenesse una cattedra. No, non credo ci starebbe. L'idea di insegnare è lontana dalla sua mentalità. E poi non accetterà mai di partecipare a un concorso. C'è la vecchia clausola della legge Casati, che permette al ministro della pubblica istruzione la nomina per meriti speciali e per chiara fama. Quella che hanno applicato anche a Guglielmo Marconi. Appunto. La cattedra di fisica teorica a Napoli è libera. Già, è vero. Bisogna parlarne subito con Fermi. Far ottenere ad Ettore quella cattedra. Napoli, 11 gennaio 1938. Cara mamma, ho preso alloggio all'albergo Bologna. Sono riuscito a evitare ogni carattere ufficiale all'apertura del corso. Fra due giorni inizierò le lezioni. Così Majorana andò a Napoli. Tentò disperatamente di tornare ad essere normale. Poi, la mia inchiesta è finita. Che ne pensa? Vedo che c'è ancora un altro foglio. Questo... No, sono curiosità più che notizie. 1938. A Napoli un frate risponde all'inserzione della famiglia Majorana pubblicata su un settimanale. Sì, era lui. Lo riconosco, era lui. Si presentò da me un giorno di marzo. Parlava bene, una persona istruita, ma era molto strano. Mi disse, vorrei fare un'esperienza spirituale. Lì per lì non capii che voleva fare gli esercizi spirituali, ritirarsi in convento. Non capì. Gli dissi di ripassare quando c'era il priore. Non tornò più, ma lo riconosco. Era lui. Il mistero resta mistero, ancora oggi. A 33 anni dalla scomparsa di Majorana. Mi sembra comunque che tu abbia formulato un'ipotesi stimolante. Pensare che negli anni 30, quando la fisica era un sereno orizzonte senza increspature, un uomo poteva avere la consapevolezza dei gravi problemi morali, politici, sociali che la ricerca avrebbe suscitato. Quindi la mia ipotesi potrebbe essere questa. Majorana sarebbe scomparso, morto in convento, esule, perché consapevole delle gravi responsabilità che la sua generazione avrebbe dovuto sopportare. Ha capito, ma si è dato alla fuga anche lui. Oggi potrebbe sembrare una fuga, ma allora poteva essere anche un atto di coraggio. Duce, 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 duce. Allora si è ammazzato. È l'unica spiegazione plausibile. E il cadavere dove sta? Questa è la cosa più strana. Gli esperti del Golfo di Napoli mi hanno assicurato che se il professor Majorana si fosse gettato dalla nave, il mare avrebbe sicuramente restituito il cadavere. E Majorana era ancora vivo in vista di Napoli, come risulta dalla testimonianza del signor Mario Pompei. E va bene, e allora che cosa ci mettiamo a fare? Il processo al Golfo di Napoli?
Non diciamo fesserie, i motivi piuttosto, i motivi del suicidio. Beh, personali, era malato, soffriva di gastrite, aveva dei disturbi nervosi, era esaurito. Un po' matto, insomma, come tutti questi cervelloni qui. Adesso dobbiamo dare una risposta all'eccellenza Firmi. C'è la sua lettera al duce. Per piacere, andateci voi. Andate voi a parlargli. Chiudiamo questa storia. Per un suicidio abbiamo perduto tutto questo tempo e non abbiamo nemmeno trovato il cadavere. Majorana era un genio. In tutto. Sempre. Se avesse deciso di far scomparire il proprio cadavere, ci sarebbe riuscito. Mi dispiace, eccellenza. Io... Lasci stare l'eccellenza. Mi dispiace rattristarvi proprio oggi che dovrei congratularmi con voi. Ho letto sul giornale che siete stato prescelto per il premio Nobel. Un grande onore per la scienza italiana. L'Italia non sa che farsene della scienza. Avrà letto anche le prime pagine dei giornali, no? Le leggi razziali tedesche sono state estese anche all'Italia. Mia moglie è ebrea, lo sa. Così da oggi mia moglie e i miei figli sono diventati cittadini italiani di seconda categoria. È proprio un bell'onore. Mi dispiace, non sapevo. E perché? Anche Einstein, Remarque, Max Reiner, Zweig e tanti altri sono degli ebrei. Mia moglie sta in buona compagnia, non crede? Capisco il vostro stato d'animo, professore, credetemi. Il mio Nobel segna la parola fine. La fisica atomica non esiste più. Non esiste più scienza in Europa. I maggiori scienziati tedeschi, austriaci, ungheresi sono stati costretti a fuggire da Hitler. Professor Fermi, perché Majorana aveva paura? Di che cosa? Ne avrà pur parlato con voi. Vede, 3 anni fa, ritirando il suo premio Nobel, Joliot ha detto: gli scienziati che hanno la possibilità di creare e distruggere elementi riusciranno un giorno a realizzare formazioni nucleari di carattere esplosivo. Ettore pensava che questi nostri esperimenti potessero essere la prima pietra di questa nuova era di distruzione. Ma si sbagliava. Una volta tanto, per la prima volta, forse per l'unica volta in vita sua, si sbagliava. La sua spiegazione era errata. Eppure vede, per tutto il resto, la sua sfiducia negli uomini, il suo pessimismo. La sua sfiducia specialmente in coloro che detengono il potere. La sua sfiducia nel lavoro dello scienziato. E beh, oggi sarei proprio tentato di dargli ragione. Un'enorme forza distruttiva. Non potrebbe essere così, professor Fermi? No, no. Non ancora. Fortunatamente siamo troppo lontani. Quando la scienza ci arriverà, la guerra non esisterà più. Gli uomini avranno capito dove portano la violenza e l'intolleranza. No, non abbia paura. Dorma pure tranquillo, ispettore. Andrete a Stoccolma a ritirare il premio Nobel? Eh sì. Credo proprio di sì. Ma le previsioni di Fermi stavolta non furono esatte. Nel dicembre di quell'anno lo scienziato tedesco Otto Hahn dimostrava che l'esperimento di Fermi era stato una scissione nucleare, la chiave per la conquista dell'energia atomica. In quel periodo Fermi aveva già raggiunto l'America. Nel dicembre del 38 erano passati soltanto 8 mesi dalla scomparsa di Ettore Majorana. Thank you.
ancora quanta strada e quanta strada m'hai dato Dio, ancora tanta strada. Ma domani copriranno la nostra voce, di nuovo in viaggio per sapere cosa c'è laggiù. Strada facendo, altri con noi, sempre più, sempre di più. Dio, Dio, Dio mio, Dio mio, Dio mio. Io, chi sono io? Ma cosa sono io? E dove vado io? E quanta strada da fare io? E quanta strada da fare io? Ancora quanta strada? E quanta strada da fare io? Ancora quanta strada? E quanta strada m'hai dato Dio? Ancora tanta strada.